I giovani imprenditori si confrontano con il governo sulla crescita del paese, portando all'attenzione le loro difficoltà, controbilanciate da una gran voglia di far ripartire l'economia, soprattutto Made in Italy. E spetta proprio all'Irpinia, con Nunzia Petrosino, numero uno dei giovani imprenditori campani, rompere il ghiaccio e introdurre i lavori. Quest'anno appunto il nostro convegno si intitolerà Fatti in Italia, proprio per raccontare principalmente il mondo dell'impresa. Vogliamo ripartire da noi stessi e vogliamo ascoltare soprattutto testimonianze di piccole e grandi realtà italiane che possano, diciamo, essere da ispirazione per tutto quello che facciamo quotidianamente come imprenditori. L'argomento del giorno è quella della legge di stabilità, abbattimento dell'IRAP e anche decontribuzione per le assunzioni, per le imprese. Secondo lei può bastare? Allora, queste misure sono importanti, molto importanti, ne parlavamo da tanto tempo, quindi il fatto che questa indicazione che c'è stata nella legge di stabilità, queste misure, che queste misure siano state adottate è sicuramente un ottimo segnale. No, non basta, perché l'Italia e il nostro territorio ha bisogno anche di investimenti. Insomma, lo stesso decreto Sblocca Italia, come ha detto anche Giorgio Squinzi, andrebbe attuato. Insomma, c'è bisogno di completare gli investimenti in infrastrutture e gli investimenti possono dare realmente impulso alla nostra economia che ne ha bisogno in questo momento. Dai dati fermi a giugno 2014 sono 79 le imprese che sono rientrate a produrre in Italia, c'è un'inversione di tendenza, come la legge? La leggiamo sicuramente in maniera positiva, anche i dati, diciamo, di fiducia nei consumi indicano comunque che anche una leggera ripresa può significare comunque la fine della discesa nel baratro, insomma, quindi è sicuramente un dato positivo, c'è una fiducia rinnovata all'interno del nostro paese e vogliamo cavalcarla questa fiducia, vogliamo crederci nonostante le difficoltà che incontriamo ogni giorno e che non sono state risolte del tutto. Focalizzando l'attenzione sulla Campania, sulla nostra regione? Focalizzando l'attenzione sulla nostra Campania, noi crediamo fortemente come giovani imprenditori della Campania che dobbiamo valorizzare quelle che sono le nostre vocazioni innate e per vocazioni non parliamo esclusivamente delle bellezze paesaggistiche, che anche quelle, insomma, con un settore come il turismo può essere valorizzato, ma parliamo soprattutto dei settori dell'industria che sono molto presenti sul nostro territorio e che realmente sono le vocazioni. Ad esempio l'aerospazio è un settore fortissimo in Campania che esporta più del 20% del proprio fatturato, la moda, l'agroalimentare, questi settori sono settori che realmente vanno incentivati e vanno aiutati con una politica industriale concreta e insomma in questo ci mettiamo in gioco anche noi. L'Italia ha dunque disperatamente bisogno che alle parole seguano più fatti e questo è l'invito che a Napoli gli industriali under 40 rivolgono agli esponenti dell'esecutivo. Bene aver aperto i grandi cantieri delle riforme strutturali, dice il presidente degli industriali Marco Gai, ma siamo convinti, aggiunge, che all'appello ne manchi uno, il cantiere delle imprese. Città della scienza per due giorni è luogo di dibattito per ridisegnare regole e comportamenti, ma anche per definire le istanze di categoria, una sfida che il ministro dell'economia Piercarlo Paduan è pronto a cogliere. Abbiamo fatto un atto di estrema trasparenza che era nella facoltà del nostro governo, altri governi non l'hanno fatto, per evitare sul nascere che si facessero, come spesso si fanno in questo paese, le più assurde e fantasiose speculazioni su quello che il governo sta facendo. Se posso dire, togliendomi un sassolino, se posso, visto che sono qui, una delle cose che ho imparato con questo mestiere, per me del tutto nuovo, è dover combattere contro la fantasia. La fantasia, diciamo, di molti mezzi di comunicazione. Quindi per, almeno in questo caso, stroncare sul nascere la fantasia, abbiamo messo sul sito una lettera che dice, se la leggete attentamente, cose già note. E cioè che nei numeri della legge di stabilità c'è un continuo aggiustamento della posizione di finanza pubblica del Paese sotto il 3% e ci sono sforzi di aggiustamento dal punto di vista del cosiddetto saldo strutturale, cioè quello che tiene conto dell'andamento del ciclo e della crescita potenziale. Questi sforzi sono inferiori a quelli previsti e dallo stesso governo anticipati in aprile per una ragione molto semplice, che da aprile ad oggi, ci siamo sbagliati, lo ricordava Fubini, ci siamo sbagliati tutti,
La crescita che registreremo sarà di 1,1 punti percentuale inferiore a quella prevista allora. È chiaro che il quadro macroeconomico è totalmente stravolto e mi pare del tutto ragionevole che il governo decida di continuare ad andare nella stessa direzione, cioè consolidamento e crescita, ma lo faccia a velocità diverse. Quindi la lettera è stata messa lì per ribadire un concetto e ribadisce un altro concetto che anch'esso è noto, che è ovvio che la Commissione europea fa notare che alcuni parametri non saranno rispettati, perché questo fa parte delle regole. Benissimo, stiamo come sempre in un dialogo assolutamente cordiale e totalmente costruttivo, sia a livello tecnico che a livello politico, con la Commissione europea. La risposta sarà inviata rapidamente, tanto per chiarire un cosa, non so se sarà inviata entro oggi, c'è scritto nella lettera possibly by oggi, quindi possibly vuol dire che forse lo facciamo un giorno dopo. Su questo la Commissione europea sarà già avvertita, chiedo scusa per chi è impaziente, la risposta la vedrete tra poco. Infatti la ragione della domanda forse non era tanto per il contenuto quanto per la scelta della pubblicazione, che è sicuramente la prima volta, almeno insomma, altri 5 paesi l'hanno ricevuta, non l'hanno pubblicata, in passato neanche le avevamo lette, è stato rivendicato da Matteo Renzi come un atto di trasparenza. Era questa l'intenzione? Certo, per stroncare sul nascere la fantasia. Scusate, suona male, però voglio dire, a volte la fantasia è eccessiva. A costo, diciamo, di un piccolo incidente, perché c'era anche scritto strictly confidential. Capisco che gli incidenti sono più divertenti delle cose che vanno bene, ma insomma. Però la trasparenza è una, diciamo, è la ragione principale. La trasparenza è la ragione principale, assolutamente. Va bene. Prima di passare a un discorso più di politica industriale che interessa sicuramente maggiormente la platea, faccio un, diciamo, transito dall'Europa. Juncker ha parlato di 300 miliardi, un piano di investimenti da 300 miliardi. La domanda che forse interessa più tutti quanti è: c'è qualcosa per le imprese in quei 300 miliardi? Che ruolo avrà l'Italia nella spesa di quei 300 miliardi? Ci coinvolge? Ne abbiamo... Dunque, innanzitutto io non conosco il contenuto dei 300 miliardi perché, per quello che ne so, i servizi della Commissione. Ricordo che la Commissione Juncker entrerà in funzione solo fra qualche giorno, stanno lavorando e lo stesso Presidente Juncker ha promesso, se non sbaglio, all'inizio dell'anno, cioè gennaio o febbraio, di rendere espliciti i contenuti. Dal punto di vista però del tipo di misure che ci si possono attendere, direi che sono misure che già sappiamo di quale natura saranno. Perché lo sappiamo? Perché è stata la presidenza italiana dell'Unione Europea, tuttora in carica, a mettere il sostegno degli investimenti al centro dell'agenda di politica economica, insieme alle riforme strutturali. E posso confermare che nelle riunioni ufficiali Ecofin e nei colloqui privati il tema degli investimenti è diventato centrale. Vi ricordate quando si parlava di austerità? Non si parla più di austerità, si parla di come sostenere la crescita e di come sollecitare gli investimenti, soprattutto privati. Quindi, cosa si bisogna fare a livello europeo e a livello nazionale per sostenere gli investimenti privati? Qui, di nuovo, l'Italia ha già fatto delle cose con il decreto competitività e altri decreti che ricordava l'amico De Vincenti, e cioè mettere in campo strumenti di tipo regolatorio, finanziario, fiscale per incentivare gli investimenti privati, in un contesto nel quale la logica del governo, tramite le misure strutturali, è quella di moltiplicare le opportunità di profitto. Quindi io mi aspetto che la proposta Juncker, chiamiamola così, vada in questa direzione e noi saremo esattamente in sintonia con quella proposta. Il problema è far ripartire gli investimenti. Senza investimenti, in primo luogo privati, non si crea lavoro. Questo è un principio molto semplice che credo che non debba essere spiegato a questa platea, è quella che guida l'azione del governo, sia a livello europeo che a livello nazionale. Si è parlato di 800.000 posti di lavoro nei prossimi 3 anni, corretto? Questo è stato l'annuncio che abbiamo sentito. Le chiedo di essere più specifico, si tratta di 800.000 posti che deriveranno dalla stabilizzazione di alcuni posti precari oppure di 800.000 nuovi posti di lavoro? Dunque, io capisco che una volta che uno dice un numero ci rimane, come dire, attaccato, non vorrei usare un termine più meno elegante. Potrebbero essere di meno, potrebbero essere di più, ma qui ho bisogno di sentire, non adesso, ma di continuare a dialogare con il mondo delle imprese,
sapere come il clima di investimento in Italia si può cambiare e quindi come la voglia di assumere, perché nell'interesse ovviamente del lavoratore ma anche e soprattutto dell'impresa, possa essere sostenuta. Quegli 800.000 sono un numero nato da un ragionamento aritmetico, quindi legato a una meccanica del modello che uno ha sotto. Ma in questo momento, mi sembra che lo ricordasse Fubini e sono assolutamente d'accordo, almeno su questo, quello che deve essere introdotto nel sistema è la fiducia, quella che fa dare un senso molto diverso ad un ammontare di risorse disponibili. Quelle risorse o si spendono per consumi, nel caso del bonus, o per investimenti, nel caso delle imprese, oppure si tengono in tasca perché si ha paura del futuro. Questa è la vera scommessa. Quindi i numeri che calcoleremo ex post sono la conseguenza di misure messe in campo dal governo, ma anche di un segnale di fiducia che esiste una strategia di medio termine, esiste un disegno articolato, complesso, che passa per le misure degli investimenti, per le riforme strutturali e per la questa finanziaria, si chiamava una volta così, la chiamo così perché c'ho una certa età, per legge di stabilità, la quale è una proposta di integrazione, di gestione della finanza pubblica, in un contesto molto difficile per la finanza pubblica, e di riforme strutturali. Perché dico questo? Perché questo è l'approccio che in Europa viene richiesto. Sono in grado di dire che da quando è uscita la legge di stabilità con questa logica, che devo dire è stata apprezzata assai, alcuni colleghi mi hanno detto è una bella legge di stabilità, non mi interessa che sia bella, deve essere efficace, perché riflette i principi su cui siamo d'accordo. Quindi questo è il punto essenziale che vorrei, se gli 800.000 saranno 800.000, non lo so, se mi invitate tra 3 anni, non so in quale veste, in questo convegno faremo i conti. Sicuramente. Intanto rimango sulla legge di stabilità perché, o finanziaria come l'ha voluta chiamare lei, una delle risposte date da Matteo Renzi in merito appunto alle vicende di ieri è: se si tratta di 2 miliardi di differenza, rassereniamo l'Europa, si trovano 2 miliardi con facilità. Questa mi sembra che sia stata una delle risposte. La domanda è dove? No, come, io su questa domanda non entro perché fa parte di un dialogo con la Commissione europea. Noi abbiamo una legge di stabilità che è stata inviata alla Commissione, la Commissione la sta valutando, la stiamo valutando assieme, non ho altro da dire. Va bene, allora invece torniamo appunto alla politica industriale vista dalla prospettiva italiana e la prospettiva europea. Ci vuole dare un quadro appunto alla platea di imprenditori su cosa bolle in pentola in questo momento, cosa ci si può aspettare a breve? Ma se posso, quello che bolle in pentola si sa, nel senso che la legge di stabilità è di dominio pubblico, è arrivata con qualche giorno di ritardo perché tradurre in leggi auspicabilmente comprensibili è un lavoro faticoso che i tecnici del governo stanno facendo con estrema dovizia, naturalmente poi è dovuta passare al vaglio del Quirinale e adesso è all'esame del Parlamento. Quindi cosa bolle in pentola? Non ci sono sorprese. Io mi auguro che il dibattito parlamentare, l'iter parlamentare sulla legge di stabilità possa inevitabilmente portare miglioramenti, e questo è nell'interesse di tutti, ma che soprattutto sia mantenuta la sostanza compatta di questa legge, sia dal punto di vista dei saldi ovviamente, sia dal punto di vista della logica e della composizione. Quindi non vorrei rassicurare che non ci devono essere sorprese, non ci deve essere uno stravolgimento di questa legge, però vorrei fare un passo indietro. Questa legge di stabilità va collocata in un contesto che viene da lontano. La storia che io ho in mente è la seguente: l'Italia deve affrontare due sfide contemporanee molto pesanti. La prima sfida è che siamo da 3 anni in recessione e siamo un paese che, si cita tanto la Spagna come esempio, siamo un paese che ha avuto una recessione più profonda di quella della Spagna e ha fatto un aggiustamento fiscale anche più forte di quello della Spagna, ed è un paese che da 20 anni, se andiamo indietro di dati di lungo termine, sta perdendo colpi. Quindi la sfida è duplice: uscire da questa recessione, rimettere in moto un meccanismo profondo di crescita. Qui entra in gioco la prospettiva, qui deve entrare in gioco l'ottimismo.
Perché è importante avere una prospettiva di medio termine? Questo lo dico sempre, a volte mi si viene rimproverato. Le riforme che il governo ha messo in campo, sta approvando, ha già approvato e deve implementare, sono riforme che funzioneranno sempre meglio. Quindi si tratta di combinare la misura a livello di riforma strutturale, le misure di sostegno agli investimenti e le misure di sostegno alle imprese di natura permanente che questa finanziaria, che questa legge di stabilità introduce. Se queste cose funzionano, adesso lo chiedo a voi, è sufficiente questo per dare un po' più di fiducia? Ed è una domanda, non retorica, ovviamente non la posso fare individualmente, ma insomma ve la lascio come argomento di riflessione. Il governo sta cercando di fare tutto quello che è nelle possibilità della situazione data, che ripeto sono estremamente difficili, per rilanciare il meccanismo di crescita, rilanciare il meccanismo delle imprese che è il motore di creazione del lavoro, che è il problema del Paese. Lo stiamo facendo in un modo che speriamo sia utile, noi crediamo che l'impegno sia forte, spero che questo impegno possa essere colto. Lascio con un'ultima domanda, appunto a proposito di non ci saranno sorprese, cercando rassicurazione. Il primo ministro Matteo Renzi all'inizio del suo incarico ha detto saranno rivisti a ribasso i sussidi alle imprese. Volevo sapere se secondo lei si riferiva a qualche tipo di impresa in particolare oppure se questa è una cosa confermata o... Ripeto, non vorrei ovviamente interpretare il pensiero del mio capo, ma... Non mi sembra che ci siano sorprese, sarebbe abbastanza strano che si fatica un po' a costruire questo meccanismo di politica economica e finanziaria nei dettagli oltre che nella sua architettura, avendo già in mente che qualcosa deve essere cambiato. Ci sarà l'iter parlamentare che è un momento forte di democrazia, ripeto, sarà spero migliorativo, la logica deve rimanere questa. Io credo profondamente che questo fa parte del meccanismo di creazione di fiducia. Il governo ha una strategia di politica economica, industriale e finanziaria. Se qualcuno non la vede, cercheremo di spiegargliela meglio. La ringrazio. Ringrazio il ministro Padoan per essere stato con noi. E buon lavoro.